Depositi Gallone, ho capito. La senatrice Gallone deposita, grazie. Vallardi. Sì, grazie, grazie Presidente. Solo qualche minuto per ringraziare per questo provvedimento che è stato sottoscritto da tutti i colleghi della Lega e anche diversi altri colleghi senatori. Sicuramente un provvedimento importante per il mondo dell'agricoltura e per tutti quelli che in questo Paese vorranno cimentarsi nel fare, creare, produrre e soprattutto vendere i prodotti della tradizione. È un provvedimento di cui ne vado orgoglioso perché la Regione Veneto l'aveva iniziato questo percorso 10 anni fa, poi è stato adottato dalla Regione Friuli. Oggi è una giornata importante perché questo provvedimento sarà a disposizione di tutte le regioni del nostro Paese. Ringrazio soprattutto i colleghi della Commissione Agricoltura che per 2 volte l'hanno approvato all'unanimità e anche in quest'Aula ha già avuto un provvedimento di approvazione all'unanimità, questo significa che c'è del buono, soprattutto in un momento in cui l'agricoltura ha forte bisogno di attenzione. Ha forte bisogno di attenzione anche per i tristi eventi che abbiamo visto. Un pensiero va chiaramente a quello che sta succedendo in Ucraina, ma che ci ha fatto aprire gli occhi sul fatto che la nostra agricoltura forse in Italia per il passato ha commesso qualche errore. Non siamo più autosufficienti, tutto in un momento abbiamo capito che non siamo autosufficienti perché importiamo il 60% del grano. Non siamo autosufficienti perché abbiamo visto che soprattutto per il settore lattiero-caseario 3 contenitori di latte su 4, se guardiamo bene, provengono dall'estero. Dopo che abbiamo fatto chiudere le nostre stalle, dopo che abbiamo sequestrato i conti correnti a diversi allevatori. Quindi serve, Presidente, e concludo, molta più attenzione al settore dell'agricoltura, servono molti più soldi di quelli che abbiamo messo a disposizione, serve, Presidente, molti più soldi soprattutto sul settore dell'irrigazione e concludo, sì. Dove abbiamo messo sul PNRR solo 1 miliardo di euro, sapete che ci sono i cambiamenti climatici in atto, ci serve l'acqua per i nostri terreni per produrre. 1 miliardo è assolutamente poco, anche perché non siamo stati in grado in un anno di trovare più di 1 miliardo, ma in un giorno abbiamo trovato 10 miliardi di euro per gli aumenti. Bene, la ringrazio molto.